Nel contesto del progetto L'arte come esperienza è in sintonia con la comunità europea che ha creduto nell'idea complessiva, la città metropolitana e il comune di Firenze hanno sostenuto l'iniziativa di formazione promossa dall'Istituto Tecnico Economico e Liceo delle Scienze Umane Galileo Galilei di Firenze, intitolata Via Palazzuolo, strada di arte e di migrazioni, che fa parte di quel progetto. Arte como experiencia es una expresión del filósofo e pedagogista John Dewey, un maestro del pensiero novecentesco. per il quale se noi insegniamo agli studenti di oggi come insegnavamo a quelli di ieri, li derubiamo del loro domani. In questo contesto e dopo settimane di preparativi e ricerche nella zona di Via Palazzuola a Firenze, sulla strada, sui suoi tesori e sul quartiere in generale, per un giorno i ragazzi dell'istituto hanno invaso la via e l'hanno riempita con la loro allegria e con il messaggio chiaro e forte che i cittadini del futuro sono e saranno accoglienti e sensibili. I giovani studenti delle terze, quarte e quinte hanno organizzato tour guidati aperti a tutti, avendo come tema l'arte, la storia e la migrazione. Percorsi storico-artistici in chiave antropologica tra i tesori nascosti in chiese e tabernacoli della via. Una mostra fotografica con scatti realizzati dagli allievi e successiva premiazione all'immagine più votata. E un'installazione artistica sui viaggi della speranza, ma purtroppo anche della morte, nella chiesa di Santa Lucia. Il tutto mentre si svolgeva una performance artistica dal titolo Storie in movimento. Una parata di musicisti e sbandieratori itinerante con coinvolgimento dei passanti in partenza dalla stazione di Santa Maria Novella e sviluppatasi poi in tutta la via. Via Palazzuolo dunque come luogo ricco e vitale di stimoli e contaminazioni tra passato e presente e non solo la strada problematica che spesso viene descritta nelle cronache cittadine. Via Palazzuolo come cornice della narrazione di una Firenze passata, presente e futura, intelligente, dinamica e accogliente. L'idea è quella di unire un aspetto culturale a un aspetto sociale, diciamo così. Via Palazzuola è una strada bellissima di Firenze, eh, che spesso però viene eh, valutata per gli aspetti critici, che pure evidentemente ci sono come in qualsiasi città, in qualsiasi parte di Firenze, e invece sottovalutata per gli aspetti artistici e culturali. Qui c'è un patrimonio ricchissimo d'arte, la chiesa di San Paolino, che adesso, da qui adesso... Adesso stiamo parlando della chiesa di Santa Lucia, i tabernacoli, ma c'è anche un patrimonio d'umanità eh, straordinario, la più varia, proveniente da tutte le parti del mondo, che arricchisce questa, questa, questa zona e questa, e questa strada. Eh, le vedo, però, e eh, va bene, i pace perché serve sempre, con tutto il mondo, con tutti i luoghi, però ci sta, mi garbo un po'. Volevi che io no, non abiti abito, abito fin 7 aprile, però eh, sto questo sono sempre con gli amici, somali lì però. Si della Somalia quindi. Sì. Va bene, grazie. Eh, grazie a te. A rivederci.